Buongiorno Italia, vi mando un caloroso saluto dal Santuario della Divina Misericordia a Cracovia. Da qui parte il messaggio della Divina Misericordia per tutto il mondo. Qual è questo messaggio? Dio è sempre misericordioso con noi. Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, per salvarci, e poi è risorto. Ecco perché possiamo fidarci di Lui in ogni tempo. Gesù misericordioso ci incoraggia ad accoglierlo nella nostra vita come nostro unico Signore e ci invita a diventare noi stessi apostoli della sua misericordia, cioè quelli che hanno una grande fiducia in Lui e compiono atti di misericordia verso gli altri. Cosa è chiamato a fare un apostolo della Divina Misericordia nella vita quotidiana, nell'attuale situazione epidemica, quando cioè non è possibile uscire di casa? Gesù disse a Suor Faustina: ti sottopongo tre modi per dimostrare la misericordia verso il prossimo. Il primo è l'azione, il secondo è la parola, il terzo è la preghiera. Tutto questo lo possiamo fare anche senza uscire di casa. Gesù non ci suggerisce esattamente quali atti dovremmo compiere, quali parole dovremmo dire per essere misericordiosi. Ed è qui allora che ci viene nell'aiuto la fiducia. Essa aprirà il nostro cuore a Dio e Lui ci donerà lo Spirito Santo, colui che ci guida, ci ispira su ciò che possiamo fare per gli altri. Stando insieme a casa abbiamo molte opportunità di fare qualcosa di buono per i nostri cari, i vicini. Possiamo sostenerci a vicenda con parole di conforto, possiamo perdonarci a vicenda. E quando fisicamente siamo impossibilitati a raggiungere gli altri, lo possiamo fare sempre con lo Spirito, pregando. Lo Spirito infatti non ha barriere. Lui può ancora uscire di casa. Gli apostoli della Divina Misericordia dell'Associazione Faustinum in Italia hanno dato vita all'iniziativa Adotta un agonizzante. Essa consiste nel recitare la coroncina alla Divina Misericordia per un'anima agonizzante. Ce ne sono talmente tante da aiutare in questo periodo difficile. Molte persone hanno già aderito a questa bellissima iniziativa di misericordia. Adulti, bambini, interne famiglie, pregando insieme, recitando la coroncina per agonizzanti. Sii anche tu, apostolo della Divina Misericordia. Ancora una volta vi saluto e vi assicuro che preghiamo ogni giorno per tutti voi nel nostro santuario. Gesù, confido in te.